Eggman. Ogni qualvolta Sonic apre la bocca, ringrazio il cielo che Nintendo abbia sempre fatto tacere Super Mario. Se persisti... Oh, che malvagio! Dai, è troppo strano sentire parlare questi animaletti. Il fatto è che Sega non è mai riuscita a creare un mondo credibile attorno al suo porcospino blu. In Sonic Lost World, però, le scene di intermezzo sono tutto sommato piacevoli. La trama è banalissima, come sempre nei platform, ma i nuovi nemici, i cosiddetti sei nefasti, hanno un che di simpatico. E l'ottimo doppiaggio in italiano trasmette quel feeling tipico da cartoni animati del pomeriggio. Una TV con delle graffette. Già. Ho riprogrammato un computer con il detersivo per i piatti e uno stuzzicadenti. Lo so. Perciò, aggiustare l'elica di questo biplano per me è complicato quanto fare un sonnellino. E bravo Tails. Ma passiamo al gioco vero e proprio. Si comincia da questo tappeto di esagoni che funge da mappa di collegamento fra i livelli. Sembra più uno strategico a turni che un platform, ma vabbè. Corri! Entrando nei livelli ci possiamo imbattere in tre tipologie diverse di gameplay. Cominciamo dalle sezioni tridimensionali. La vera novità di questo capitolo della serie è senz'altro la doppia velocità. Siamo abituati a vedere Sonic correre sempre come un pazzo, ma in Lost World, complice la marcata influenza mariesca, Sonic è capace anche di zompettare in giro ed esplorare i livelli con calma, proprio come sto facendo in questo momento. Ma stiamo pur sempre parlando del porcospino più veloce del mondo. Quando abbiamo finito di zompettare, quindi, mettiamo il turbo e via! Veloci come il vento! Questo duplice approccio è senz'altro uno dei punti di forza del gioco. E l'ottimo level design, originale ed accattivante, permette di alternare fra corsa e passeggiata, regalando sempre grande soddisfazione. Ci sono poi i livelli bidimensionali. Anche qui il ritmo rallenta notevolmente rispetto ai vecchi classici per Sega Mega Drive, e lo stile si avvicina parecchio a quello di altri platform marchiati Nintendo. L'emulazione mariesca non deve assolutamente essere considerata un difetto, anzi, ha permesso la creazione di un gameplay ibrido e affascinante. I livelli 2D soprattutto sono i più riusciti del gioco, proprio perché riescono a mantenere quell'effetto di sottosopra strappato a piene mani da Galaxy. Come potete vedere in questo momento, i tronchi cadono, poi curvetta, e ora i tronchi salgono. A me piace un sacco, davvero. Ci sono infine i canaloni, o almeno così li ho denominati io. Livelli 3D, ma molto più lineari, in cui l'obiettivo principale è ovviamente la velocità, cercando di evitare gli ostacoli, ecco come in questo caso la pecora. Vai, forza! Pium! Graficamente il gioco è splendido. Una grafica solida, fluida, senza un singolo rallentamento. E soprattutto una grafica coloratissima. Il mondo perduto di Sonic è davvero una gioia per gli occhi. E i livelli poi sono uno diverso dall'altro. Il gioco offre una grandissima varietà di visuali e di gameplay. Tornano perfino le famose ringhiere di Sonic. E anche i livelli stilisticamente meno riusciti rimangono comunque sempre piacevoli da guardare grazie proprio ai colori e al game design sempre originale. Le musiche fanno il loro dovere, tutte carine e nessuna memorabile. Menzione d'onore però per la zona 2 della Silent Forest. Ascoltiamo! Sembra quasi un motivetto alla Professor Layton. Caspita Ogu, da come ne parli Sonic Lost World sembra proprio un capolavoro. E invece no. Perché il gioco Sega ha più di qualche problemino, a partire dai controlli, elemento delicatissimo per qualsiasi platform. Ma sarà poi così difficile da giocare questo Sonic? Scopriamolo assieme. Muovendo il control stick, Sonic zompetta in giro. Se premo il grilletto destro, corre. Premendo il tasto B, salta. Premo due volte, fa il doppio salto. Se salto e premo Y fa la schiacciata a terra, utile contro alcuni nemici e per rompere alcune piattaforme. Se salto e premo A vicino ai nemici, Sonic fa il suo classico attacco. Se tengo premuto il grilletto sinistro, Sonic carica il turbo, ma l'effetto dura poco. Allora tengo premuto il grilletto e premo ripetutamente B, ma ancora non serve.
Insomma, devo tenere premuto il grilletto, premere ripetutamente B, mollare il grilletto e poi ripremerlo subito dopo per avere un turbo decente. Un casino. Per correre sui muri devo saltare tenendo premuto il tasto della corsa. Ci vuole una precisione unica. Qua con X mi appendo sui soffitti che permettono di appendersi. Insomma, vanno usati quasi tutti i tasti del controller. Chiunque abbia un po' di dimestichezza con i videogiochi può prendere in mano un Super Mario e divertirsi. Con questo Sonic non lo può fare invece. I controlli sono parecchio macchinosi e richiedono davvero tanto allenamento. Il problema principale però è il salto. Come si faccia a sbagliare il salto in un platform del genere? Credo che lo sappiano solo quelli del Sonic Team. Veramente si ha l'impressione che non arrivi mai dove deve arrivare. È veramente impreciso e non si riesce mai a controllarlo bene. Come in questo caso, guarda, sto facendo di tutto per prendere quella moneta rossa, ma proprio sempre di millimetri, ma la manco. È una cosa incredibile. Dai, dai, manca. Ola, finalmente. E la corsa sui muri rimane veramente un mistero. Cioè, dovrete allenarvi tanto. Tanto, tanto. Non vi dico nemmeno quante volte sono morto per superare questo punto. Una sfilza incredibile di game over. E metto nel video anche la parte in cui sono riuscito a superarlo, proprio perché ci tengo, ne sono veramente orgogliosissimo. Yuhu! Nella parte finale il gioco diventa veramente bello tosto e le imprecisioni dei controlli possono essere più delle volte fatali. Un salto sbagliato di pochi millimetri e sarete costretti a ricominciare il lunghissimo ultimo livello. Oh mamma mia. Bisogna dire poi che quando vuole il gioco sa essere bastardo, mettendo degli ostacoli veramente imprevedibili e certi livelli vanno memorizzati. È l'unico modo per portarli a termine. Schiva 1, schiva 2, schiva 3 e adesso forse devo andare dall'altra parte. Forse. Oh dai! Questi difetti sono comunque superabili dalla tenacia e dall'allenamento. Dove il gioco invece fallisce miseramente è nell'implementazione dei poteri, palesemente buttati dentro a forza. Un pessimo tentativo di sfruttare il gamepad di cui potevamo fare tranquillamente a meno. Spezzano il ritmo e sono imprecisi, davvero osceni. Per fortuna il loro utilizzo nel gioco è abbastanza sporadico, quindi facciamo proprio finta che non ci siano. E spero che qualcuno un giorno mi spieghi questo delle note musicali, perché io veramente non l'ho capito. Volendo, si può giocare solo sul gamepad e si gioca decisamente bene. Quando giochiamo sulla TV, invece, sullo schermo visualizziamo quanta strada abbiamo già fatto in un determinato livello. E ci permette inoltre di attivare gli oggetti che ci hanno mandato gli altri utenti del Miiverse. Alcuni sono molto utili, altri invece non li ho neanche mai provati, come questa figura nera. Oh, proviamo, dai. Boh, rotola, rotola, sto comandando questa specie di bomba col gamepad, col giroscopio. Vai, vai, dove vai? Boh, beh, completamente inutile. Come d'altronde è completamente inutile la modalità cooperativa. Purtroppo non ho tirato giù dei video, mi sono scordato, ma credetemi sulla parola. Cioè, il secondo giocatore controlla un elicotterino. Probabilmente migliorerà sbloccando vari aggeggi da aggiungere, ma così a livello base è completamente inutile e dubito che qualcuno possa divertirsi. Invece molto molto carina è la modalità per due giocatori, la sfida. Però devono essere tutti e due giocatori esperti perché come dicevo i controlli sono difficili da padroneggiare e ci vogliono due veri Sonic per sfidarsi come si deve. Buone anche le classifiche online, possono aumentare di molto la longevità del gioco. Ovviamente sono una schiappa. Complimenti ragazzi, ultimo tra i miei amici. Questo è Sonic Lost World, un gioco imperfetto, ma quando Sonic parte in quarta è ancora capace di emozionare. Per concludere, io sono sostanzialmente d'accordo con la maggior parte delle critiche che si leggono online. Sonic Lost World ha dei controlli piuttosto macchinosi, ci sono alcune parti veramente difficili. Questa difficoltà non è data tanto da scelte di level design quanto proprio dai controlli imprecisi. E anche il sistema di puntamento dei nemici a volte tira qualche scherzo, ho avuto problemi soprattutto con i boss. Non è lunghissimo, io l'ho finito in 10 ore, ci sono ovviamente i livelli extra da completare,
le corse, le classifiche da scalare, secondo me altre 10 ore di divertimento può darlo. Ciò che mi vede in disaccordo invece con la maggior parte dei recensori sono le conclusioni a cui arrivano quest'ultimi. Infatti, sebbene questi difetti di Sonic Lost World possano abbassare la qualità complessiva del gioco, secondo me non rovinano l'esperienza effettiva. Cioè, io mi sono comunque divertito giocando a Sonic Lost World. Quindi, se siete dei patiti come me di platform, io vi consiglio di prenderlo. Cioè, buttatevi, sicuramente vi divertirà, soprattutto se avete trovato abbastanza semplici gli ultimi Super Mario. Qua c'è un tasso di sfida sicuramente più alto. E alla fine è un buon gioco, bella grafica, bel sonoro, complessivamente quindi non un capolavoro, ma merita. Io l'ho trovato molto piacevole. Se invece non siete degli appassionati di platform e dopo 5-6 game over viene da lanciare il controller sul muro, aspettate qualcos'altro. Aspettate Super Mario, ci sono altri generi di giochi, vi consiglio di saltare questo Sonic. Bene, dai, terminerei leggendo qualche commento dal Miiverse per sapere cosa pensano i giocatori, insomma, chi sta effettivamente giocando a questo Sonic. Come sempre, vi ringrazio per aver guardato Casa Nintendo, ci becchiamo alla prossima. Buon gioco a tutti, ciao ciao! Nini Luke se lo aspettava più lungo e anche più difficile, ma pazzo! Comunque scrive, spero che facciano un seguito degno del marchio. Ottimo gioco comunque. Marco con la K scrive, giocato i primi tre livelli, non capisco le molte critiche, a me è piaciuto parecchio. Anche a me, Marco. Fabio invece è contentissimo di Sonic. Ragazzi, finito con tutti i segreti, devo dire che si tratta di un gioco da 9 pieno. Davvero una goduria giocarlo. John invece scrive, come temevo, incantato innanzi al level design, non ho avuto difficoltà a litigare con i controlli. Un classico. Matteo scrive, più gioco Lost World, meno capisco le critiche. Manu, sarò stupido io ma non riesco a correre sui muri. No Manu, stai tranquillo, non sei stupido, siamo tutti sulla stessa barca. Vi ho già salutati prima e vi saluto di nuovo. Ciao ciao Doggy!